Mentre aspettiamo un non so cosa, ci terrei a ricordarvi che a bordo di queste LN non c'è il rumore, c'è solo il suono. Molto curiosa questa cosa. C'è qualcosa che sta passando non so dove, forse dall'altra parte, che però non si riesce a vedere, quindi già. Thank you.
queste barriere non c'erano prima. Assolutamente no. C'è un posto che voglio riprendere, in particolare, se mi riesce. Ecco, eccolo lì. Hai visto quella casa? Lì dentro ci abita il diavolo. Non sto a dirvi altro perché avete già saputo tanto su quella persona e quindi non dirò altro. Ciao. Navacchio e la location. Il suono di questi motori, altro che storia, hanno veramente un bel suono. Ovviamente ragazzi, che ve lo dico a fare, qui le fermate si fanno tutte. Spaventatevi, è tutto normale. Se non lo facesse non sarebbe normale. Forse c'è una 668 davanti. Non ne sono sicuro se è una 668. Mi ricordo qua come si tira su, perché c'era un metodo apposta. Non mi ricordo assolutamente. Funziona! Che figata è! È un'altra 663, però questa era vampizzata. Ah, qui c'è un interruttore diverso. Ah, aspetta. Ma anche questo. Non c'è niente a che vedere con sti sedili, veramente. Da qua inizia il mio abbonamento Cascina Firenze, quindi per andare alla Spezia ho pagato molto meno del normale. Arriva, arriva.
aria è possibile verificare il diritto all'indennità secondo il modello di calcolo del diritto nella delibera ANT. Siamo ufficialmente in quinta marcia, vediamo a che velocità si riesce a raggiungere. Sono tutt'altro che morte, quindi insomma. Allora vediamo quanta gente c'è. Fa caldo.
pioggia versus ALN si sente molto di più. Sentite sul tetto come ci batte. Il diluvio. Che miseria, sentite qua. Ma è pioggia questa o grandine? No, è pioggia. Che miseria. Mi devo togliere gli occhiali da sole, si è fatto buio quasi. Non possiamo fare riprese a finestrini aperti. Pena ti fai la doccia. Guarda che roba. Intanto si arriva a San Romano. No, siamo in marcia parallela, ora quello lì ci supera. Ma così di punto in bianco tende a calare la smettere. È bella della pioggia di questi tempi, vedi? Dai, mi rimetto gli occhiali da solo. Tutti corrono via perché sennò si inizia. Non so cosa sia successo, sono passate delle ragazze che hanno detto meglio partito, abbiamo fermato, cose così. Non ho la minima idea di cosa sia successo. Spero niente di grave, spero sia solo qualcuno che ha perso il treno. Succede. Ragazzi, comunque cosa sia successo presuppongo non sia niente di grave. O qualcuno ha sbagliato e non è sceso a San Romano, o qualcuno ha perso il treno. Non penso sia niente di più grave di questo. Continua a piovere giustamente perché sì. Qualcosa si deve essere un po' bagnato, le cinghie slittano. Solitario in prima classe. Ora si è deciso, dopo
50 km se decisi a mettere la quinta. Forse potremo vedere i nostri 130. Sempre di nuovo il finestrino chiuso perché ha ricominciato a piovere. Detto che questo rivestimento giallo faceva parte dell'allestimento originale, proprio originalissimo. Io le cose più vecchie che conosco sono questi sedili e questo rivestimento a mo' di rivestimento fonoassorbente, ecco, che tra l'altro è finto. Io ho sempre pensato fosse vero, invece è finto, è solo uno sticker. E ora concludiamo qua le nostre avventure, alla prossima! Grazie per aver visto questo video e se siete arrivati fino a questo punto, beh, vuol dire che questo progetto vi piace. Innanzitutto vi chiedo di iscrivervi per non perdervi altri video di questo tipo e se volete sostenermi qua sotto trovate la scheda abbonamenti. E ringrazio tutti coloro che si sono già abbonati al canale. Alla prossima!